Allora, buonasera a tutti, benvenuti al sesto episodio di The White Room. Sesto episodio francamente molto diverso dagli altri, di solito siamo legati alla strettissima attualità. C'è un importante elemento di attualità anche oggi, ma siamo comunque scollegati un po' da tutto, da quello che leggete sui giornali, siamo scollegati dal Covid, siamo fuori veramente da quello che leggiamo sui giornali, perché è un po' un'esclusiva quella di oggi. C'è un fatto nuovo, un fatto molto importante, e appare adesso nella finestrella accanto a noi, torna tra noi dopo, credo, 30 anni di sparizione sostanziale dalla vita pubblica, Filippo Gallizio Pretolani, uno straordinario intellettuale che è addirittura a cavallo di più secoli, perché ha ben 116 anni, anche se devo dire molto molto ben portati, di una vita fantasmagorica, una vita di cui io ho anche provato a scrivere una biografia, ma vi assicuro è stato molto difficile, una vita però della quale manca un pezzo molto importante, che sono appunto gli ultimi 30 anni in cui è completamente scomparso dalla scena pubblica, quasi riconoscibile, ce lo ricordavamo con questa grande barba, con il sigaro, adesso ha un'aria ancora più ascetica. Lo ringraziamo per essere qui con noi. Ciao Filippo. Buonasera Antonio, ti ringrazio per avermi invitato questa sera e devo dire che è effettivamente un fatto notevole che in questi 30 anni tu sia riuscito a chiamarmi. Hai ragione, forse ho scelto un avatar un po' troppo giovanile, ma non ho avuto il tempo, scusami, in questi 30 anni di renderlo più attuale. D'altra parte, quando ci incontreremo, spero di non deluderti troppo.
ma questa è una cosa che facciamo tutti, mettiamo tutti una foto delle vacanze in cui sembriamo più giovani. Ora, francamente, è difficile presentarti e soprattutto elencare tutti i modi in cui sei stato definito. Prendo questo appunto di Flaiano di ormai non so quanti anni fa, in cui ti definisce scrittore, filosofo, umanista, pubblicista, sceneggiatore, linguista, Sì. latinista, finissimo Allora, polemista, autore radiofonico, autore teatrale, bibliotecario, libraio, persino cartolaio a un certo punto, ma anche intellettuale dell'impegno, militante, combattente, difensore degli umili, degli analfabeti, degli affamati, degli autentici. Questo però solo per gli addetti ai lavori, perché per il grande pubblico sei famoso soprattutto come musicista. Per il tuo lavoro in Spagna, le tue composizioni rese celebri, diciamo soprattutto a cavallo degli anni 50 e 60, che sono entrate un po' nella vita di tutti noi. La musica che ti ha reso smodatamente ricco a un certo punto e anche molto famoso, però poi ti sei ritrovato anche spesso senza una lira a causa delle tante cause civili di cui poi parleremo, le un tante altro polemiche. argomento. Sì, le tante polemiche su cui torneremo nel corso di questa chiacchierata. Con noi ci sono anche, e li unisco adesso alla diretta, altri due straordinari ospiti, Giovanni Boncertieri, che insomma Buonasera. è il sociologo dei media che tutti conosciamo e che noi però qui chiamiamo perché è uno dei pochi appigli che abbiamo alla storia di Filippo degli ultimi 30 anni, in particolare questo famoso manoscritto scomparso nel 1987. Che Filippo Pretolani smarrì poco prima di tornare in Italia, nell'ultimo anno in cui si trovava in Spagna, e di cui tutti tuttora dubitano dell'esistenza, e di cui però tu avresti scritto una prefazione. Quindi c'è un famoso libro che non è mai stato scritto, Esattamente. che oggi Esattamente. presentiamo. E abbiamo anche Claudia Vago, anche collegata dalla sua, in realtà da te sono, se non sbaglio, le 14 perché ti trovi nella tua villa di Martha's Vineyard, nel Massachusetts, corretto? Esatto, Esattamente. che è il posto dove Claudia ha dovuto rifugiarsi perché, questa è un po' la maledizione di questo manoscritto. Lei ha sostenuto fin dall'inizio l'esistenza di questo libro, ha anche fatto trapelare dei brandelli, dei frammenti di questo libro e in qualche modo questo ha creato un mito. Intorno nella sua community ci sono circa 3 milioni e mezzo di fan di tutto il mondo che la perseguitano, inventano storie su questo libro. Lei stessa ha perso completamente il controllo, della vicenda, è diventata molto ricca e anche per quello che ha potuto permettersi questa villa straordinaria, però è anche un po' una prigione dorata quella in cui si trova. Quindi quello di oggi è un momento di riconciliazione con la verità, visto che abbiamo Filippo qua che ce la può raccontare. Io non pretendo, Filippo, che tu oggi ci dica tutta la verità, però dici quello che ti viene dal cuore in questo momento perché non pretendiamo di sistematizzare questi ultimi 30 anni in pochi minuti. Filippo. Ma io solo per correttezza, Antonio, devo dire che la biografia a cui tu ti riferisci non è mai stata autorizzata né smentita. E forse stasera è un po' arrivato il momento di fare i conti con una storia che io vado ripetendo ormai da 90 anni. Okay? Io sostanzialmente dico sempre la stessa cosa da 90 anni, ma stasera ci troviamo di fronte a un bivio fondamentalmente. Da una parte c'è quello che io ho ripetuto allo stremo, cioè che è moralmente sbagliato, poco funzionale e anche in definitiva ossessivo pretendere di fissare una scrittura, un manoscritto in una pubblicazione. Questo è quello che io ripeto da 90 anni. Ricordo con lo stesso Flaiano che discutemmo sulla sua idea di fare progetti solo per il passato e qui voglio mettere un primo tassello facendovi intravedere il fatto che su questa strada passato, presente e futuro potrebbero in qualche modo non essere scontati. Dall'altra parte però ci sono tutta una serie di miei attenti osservatori e direi anche castigatori che sostengono che io sia semplicemente sempre stato un grande frustrato, il cui unico sogno sarebbe stato quello di scrivere finalmente la grande opera che certo non ho lanciato io, tantomeno in Occidente. E questa grande opera sarebbe, forse, tu lo dici, contenuta in questo manoscritto. Io
Vi anticipo che vorrei poi fare un piccolo gioco da questo punto di vista e proporvi una scommessa. Però prima volevo dire a Giovanni che io non ho riletto la sua prefazione e anzi non sono neanche sicuro che lui me l'abbia mai spedita, Giovanni. Guarda, sono un po' imbarazzato questa sera perché ci rivediamo dopo molti anni, fondamentalmente, e ricordo il 1987, lo ricordo chiaramente perché era l'anno in cui è andata in onda la prima puntata di Simpson in America, ed è stato quello il momento in cui, seguendo questa puntata, ispirato dal tuo manoscritto, ho cominciato a scrivere questa prefazione a un libro che era In Fieri, di cui avevamo discusso molte volte. Ricordo le discussioni in spiaggia, ricordo le discussioni a casa tua fumando sigari, ricordo le discussioni attorno a piatti diversi di insetti che avevamo cominciato a sperimentare allora come una dieta perfetta anche per la scrittura. E come dire, questa. Io, non so, io sono certo di averti mandato diciamo le pagine man mano che le scrivevo, ma non sono mai stato certo che tu le abbia lette. E quindi questo in qualche maniera. Hai controllato nello spam, perché a volte. Allora, io non so se era la ritrosia dello scrittore, cioè io so che un po' questo fatto di scrivere un libro che non avresti mai dovuto scrivere ci ha imbarazzato un po' tutti. Ed era su questa tua non scrittura, in qualche maniera, che si concentrava anche tutta la mia, diciamo, prefazione, dovuta, diciamo, all'analisi, diciamo, di decenni del tuo lavoro di scrittura attraverso la parola, che abbiamo avuto occasione di ascoltare più volte, no? Questo libro che tu sei e che tu scrivi, come dire, parlando tutte le volte che ti sentiamo in pubblico, che ti leggiamo nelle mail. Che ti leggiamo in chat o quando ci incontriamo di persona. Ed è attorno a, diciamo, a questo tuo tipo di lavoro che i frammenti si sono confusi anche nella mia prefazione, fondamentalmente. Cioè, io ricordo chiaramente il libro che tu non avresti mai dovuto scrivere e che forse non hai scritto in definitiva, lo Giovanni, ricordo chiaramente, cioè è proprio qui io davanti a me, ecco, in ti qualche lascio modo. finire. No, ma è Prima semplicemente di. questo, No, io questo rapporto a presenza assenza. non nego che sin dall'inizio, da questo mio girovagare fluttuante nel mondo con la mia scrittura, non nego che siano usciti dei frammenti. Io ricordo in particolare a Valladolid quando un bot lanciava su Twitter una parte di pezzi che io avevo forse dettato con un dittofono. Tenete presente che io sono un troglodita tecnologico, cioè io non sono quanto di più lontano dal nerd ci possa essere. Se posso spiegarvi il motivo per cui io a volte ho dato luogo a degli anacronismi, prima di tornare sul tema della verità di quello che tu hai affermato. Voi avete presente come funziona una fionda, quella che i latini, ma io ero molto giovane, chiamavano frombola, no? Allora, una fionda che cosa fa in pratica? Per lanciare un proiettile nel futuro, per scagliare il proiettile nel futuro, è costretta a fare alcuni passi indietro. Nel mio indietreggiare con la scrittura, naturalmente tracimavo nel passato e mi capitava, appunto come mi successe a Roma, magari negli anni 20, di immortalare in quel momento delle scene storiche in una sorta di discrasia temporale, no? E qui dobbiamo fare una scelta, perché la mia patente di persona incomprensibile mi ha salvato la vita più di una volta. Io ci ho marciato tantissimo sopra su questa cosa perché chiaramente mi consentiva di aderire o di prendere le distanze da qualsiasi istanza ideologica, fosse di destra, fosse di sinistra, fosse estetica, fosse situazionista, fosse appunto metaletteraria, come molto spesso mi è successo. Per non entrare sul tema della musica, Antonio, su cui per favore ci sono ancora delle ferite aperte con una serie di compositori che non nomino. Però dicendo questo, io nel fatto di essere, facciamo un esempio chiarissimo. Antonio, racconta per favore, puoi ridarmi la parola, il tema Roma anni 20. Ma allora in realtà è più Viareggio anni 20, Sì, se ma dobbiamo veramente ricordo che. contestualizzarlo. Sì, però adesso non cominciamo. Io ho, a parte l'età,
Io ti ricordo che sono fluttuante, quindi io per a Viareggio ci sono arrivato da qualche parte, quindi evidentemente partivi da Roma, questo comincio anch'io a fare i pignoli. Avevi 19 anni, mi piace buonissimi, quindi se dovesse servire me lo dicevate hai prima. Ragione, ah. Hai ragione. Comunque, avevi 19 anni, hai preso questo treno fino a Pisa, esisteva già la ferrovia, a Pisa hai preso un autobus per Viareggio, la nascente Viareggio del regime fascista. E ti intrufolasti nella villa di Gabriele D'Annunzio per scattare una fotografia. Una fotografia che però tu non avresti mai voluto scattare perché in compagnia di D'Annunzio c'era l'architetto Luigi Moretti. Allora, l'architetto Luigi Moretti in pose intime con D'Annunzio. Poi la foto... Devo fermare subito perché non è sul piano del gossip che noi vogliamo scendere. Assolutamente. La dottoressa Vago, sul gossip non entriamo. Quello però che c'è un anacronismo importante. No, aspetta, è qui che ti chiamo. Io mi sono trovato a indietreggiare con un iPhone, che evidentemente era una tecnologia acerba, quantomeno acerba in quel momento, però dobbiamo prendere una decisione, perché se io fossi stato compreso dai miei contemporanei, dal contesto in cui mi trovavo, si sarebbe semplicemente trattato di uno spoiler dell'iPhone. In una serie televisiva avrebbero detto, ecco, ha spoilerato l'iPhone, guarda, tra l'altro che pirla così indietro. Oppure si tratta di una discrasia temporale in cui, appunto, nel concetto di fionda, io mi trovavo a indietreggiare armato com'ero fino ai denti con tanto di miglia e per poi subito sparire. E in questa mia traiettoria, evidentemente, è ovvio che la scrittura ha cercato di rendere conto, e Giovanni un pochino è stato anche... merito e colpa tua, se posso permettermi di dirlo. Mi sembra eccessivo perché, come dire, nella tua capacità di indietreggiare per, come dire, scomparire in avanti, sei sempre stato maestro in qualche modo di tutti noi. Intanto, questo te ne do atto, però comunque la tua presa di posizione è sempre stata molto branda, lo vogliamo dire, erano anni in cui bisognava schierarsi. Io in quel momento stavo spoilerando o in quel momento ero semplicemente vittima di un glitch tecnologico in cui si vedeva un gatto. Guarda, io ti ho sempre pensato come un glitch, cioè fondamentalmente dal mio punto di vista tu per me sei sempre stato un po' un glitch della scrittura, ma anche diciamo da diversi punti di vista un glitch capace di interpretare nel percorso della letteratura quello che non sarà mai perché sarebbe potuto essere, come dire, in qualche modo. Penso di essere stato chiaro in questa tua definizione. Vedo che entrano delle cose nel sottopancia? Sì, no, c'è una persona che lamenta un problema con la diretta, speriamo che sia un suo problema di connessione, se ci sono problemi. Tra l'altro è interessante questo fatto che lamenti in diretta un problema con la diretta, quindi evidentemente anche qui, no? C'è lo zampino di Gallizio sicuramente. Scusate Giovanni, io non posso non notare una citazione del Monte Tiscali in cui io nel 2007 scrissi il famoso saggio Peer to Peer sui nuraghe. Ecco, io questa cosa faccio finta di non averla vista nel sottopancia, la chiudiamo qui. Le persone, cioè, comunque ti conoscono, ti hanno sempre seguito anche in questo tuo sottrarti, in qualche modo. Lo vediamo anche durante questa diretta. Capito. Scusate, se cerco un attimo di fermarvi, perché per me è importante anche inquadrare la vicenda di Claudia all'interno del dramma di questi ultimi 30 anni. Claudia Vago, che direi anche con una certa spregiudicatezza che forse caratterizzava quegli anni, inizia a raccogliere dei testi di incerta provenienza e a darli alle stampe, anche se in forme per certi versi geniali, soltanto per passi successivi vengono attribuiti a Filippo Pretolani in un'epoca in cui Filippo era completamente scomparso dalla scena. Questo crea un mito, Claudia si arricchisce, viene poi però assediata dai fan e oggi è costretta all'isolamento. Che cosa significa questa giornata per te oggi, Claudia? Intanto voi non potete capire che dramma è vivere in isolamento, cioè stare chiusi in casa tutto il giorno, per giorni interi, settimane, non poter uscire di casa, cioè una cosa che voi secondo me non avete proprio minimamente idea. Questo è il problema, che non hai una televisione, questo anche lo dici spesso, forse sarebbe il caso che tu ne installassi una, comunque vai avanti.
Sì, forse anche basterebbe una connessione a internet. E, diciamo che, allora, intanto che questi brandelli abbiano dubbia provenienza, è una cosa che dici tu, perché la provenienza è assolutamente chiara, cioè io sono una critica letteraria, quindi insomma diciamo che so di cosa parlo e so esattamente da dove arrivano. Io poi Filippo lo conosco da sempre, noi siamo nati e cresciuti insieme, praticamente abbiamo la stessa età, insomma 115 anni giù di lì, e abbiamo vissuto tutta la nostra vita insieme. Io questi brandelli li ho visti diventare brandelli dal testo che erano quando Filippo non lo stava scrivendo, e per cui io ho raccolto questi frammenti che lui seminava in giro quando si aggirava per i posti in cui si aggirava, lasciando in giro cose che lui in realtà non avrebbe mai avuto intenzione di scrivere, e io raccoglievo. No, ma questo, scusa, ti devo interrompere su questa cosa, perché Claudia, tu hai detto la verità, nel senso che io e te non abbiamo segreti, non abbiamo avuto segreti per almeno 80 anni, ok? Poi su quello che viene dopo, per il momento applichiamo l'epoché e mettiamo una sospensione molto precisa. Tu hai semplicemente fatto un'operazione che io non stento a definire intelligente, però hai sfruttato sfruttato non nel senso economico, che a me lascia del tutto indifferente, io sono solo contento che tu delle mie presunte scritture abbia tratto dei profitti, la considero una pratica estercoraria del tutto rispettabile. Quello che non ho assolutamente intenzione di perdonarti è un'altra cosa. La mia scrittura, che è, diciamolo, di una noia terrificante, non è mai stata scritta per essere letta. E nel momento in cui tu ne estrapoli dei brandelli, per quanto tu possa pensare che siano autentici, stai forzando una direzione di senso che palesemente la mia scrittura non può avere, e se ce l'avesse farebbe schifo. Filippo, io su questa cosa però ti fermo, perché non ho mai detto di voler vendere questi brandelli affinché la gente li legga. No, però li hai venduti, hai fatto bene peraltro, io sono contento, una grande operazione commerciale, ma io dove sono in tutto questo? Giovanni, chiedo a te. Allora, io sono un po' allibito da questa vostra discussione, perché la tua scrittura è fondamentalmente concentrata sulla brandellizzazione della linearità. È una rimessa su alcune cose, no? Che continuamente, no? E in qualche modo, come dire, tu dove sei nella tua scrittura? Ma tu non ci sei mai stato. Cioè, tu per noi non ci sei mai stato, fondamentalmente. La tua scrittura era lì, ma tu non ci sei mai stato. E questa cosa, secondo me... Sono stati anni di grande solitudine, soprattutto quando scrivevi. Quando è iniziato il silenzio, ti sei avvicinato. Ma proprio la scrittura. Cioè, io ricordo la scrittura in assenza di Filippo. Cioè, io ho letto delle sue cose che circolavano indipendentemente dalla sua presenza. E questo, secondo me, era un atto poetico, anche se vuoi, particolarmente forte. Cioè, tu hai sfanculato i reading immediatamente, ti sei subito, come dire, non nascosto, ma distaccato dalla tua scrittura, dicendo cos'è questo. Quindi, secondo me, il lavoro che ha fatto Claudia, non entro nella vostra vita privata, perché questo, come dire, non è argomento, però sappiamo bene come sono andate le cose. Non è rilevante la nostra vita privata, non è rilevante. Non è rilevante, però in qualche maniera... Di stasera, scusate, permettetemi un attimo di inquadrare la vicenda dei brandelli, perché non è cronaca, è storia, in un contesto più ampio. Allora, non dimentichiamo che cos'era la Spagna nel 1987. Oh, ecco, era una Spagna, una Spagna in cui che Galizio lascia disgustato, perché è finito il periodo d'oro per lui, è finita la protezione di Franco, della corona, della chiesa con cui aveva dei fortissimi legami, i tre poteri conservatori che avevano in mano la Spagna degli anni precedenti. Inizia questo momento che lui definisce disgustoso, El Cambio, El Desarrollo, Felipe González, questi registi come Bigas Luna, Pedro Almodóvar. Io ricordo questa furiosa polemica che hai avuto con Almodóvar, ti accusava di essere stato vicino al potere e di essere stato l'unico intellettuale di sinistra protetto dai poteri reazionari e quindi legittimatore di quel mondo. Come rispondi adesso? Ma io avevo 80 anni allora, che solo in Sardegna sono a età giovanile, forse nel mio caso, visto che ne ho aggiunti altri quasi 40, posso dire di essere stato giovane. Io sono sufficientemente libero stasera per aprirmi e di dirvi la verità. Io lasciai la Spagna perché mi indignai con Arbasino, che definì tutta una parte di brandelli presi dalla mia presunta produzione
per colpa di questo, per merito dell'operazione di questi due signori qua, definì pispolotti. Allora, io mi chiedo, una critica letteraria come Claudia Vago, che ha costruito quel po' di patrimonio che tutti le riconosciamo, anzi, io arrivo a dire che ha scritto forse lei le cose che ha vendute, quindi doppio chapeau, ma pispolotti? Giovanni? No, mi sembra... Allora... È una questione di principio, la mia... Io, per carità... Allora, io non volevo tornare sulla questione dei pispolotti, ne abbiamo parlato più volte, anche in altre trasmissioni, anche ieri sera, come dire, abbiamo fatto una lunga discussione. Sai com'è andata? Sì, quindi io non tornerei sui pispolotti, però capisco la tua credine nei confronti di questo, anche violare il tuo momento di gusto, no? Perché tu sei andato via con disgusto, ma perché hai avuto un momento di gusto fondamentale all'interno della tua vicissitudine in Spagna, ricordiamolo, no? Questo tuo momento è un momento che in qualche maniera ha forgiato parte delle cose che hai scritto, e che non so se siano i frammenti che Claudia, io non ho mai potuto chiaramente vederli. Ma chi ha autenticato questi pezzi? Giovanni, chi li ha autenticati? Cioè, tu come fai a distinguere? Allora, Antonio, so che ha un presunto frammento che io non ho mai scritto, che però Claudia ha ritenuto autentico. Chi è l'expertise? Chi fa l'expertise di questa cosa? Io non ho l'expertise, però adesso chiederei a Claudia, visto che è qui, di leggerlo, certo, in diretta davanti a tutti, in io modo da poter almeno lo sciogliere uno dei tanti nodi. Ah, ma lo conosco. Tu lo conosci, ma voglio sentirlo dalla voce di Claudia. Allora, fatemi cercare. Gli appunti senza titolo, volete? Questo è solo l'ultimo, però se ti sembra il più attuale... Sì, quello è quello che ho a portata di mano. No, aspetta, tu parli di quello stampato? Sì. No, quello è un Gallizio. Io ti ricordo che nella mia operazione fondamentale di plagio, io negli anni tra il 1990... No, scusa, tra il 2000 e il 2017, pur ritiratomi nella mia masseria in Puglia con mia moglie... continuato nell'operazione indefessa di plagio di Pino Gallizio, perché ritenevo con l'Outremont che il plagio fosse necessario. In qualche modo la scrittura, avendo un unico ruolo di incoccare un flusso, fosse del tutto irrilevante nella sua autorialità. E qui trovo un cortocircuito perfettamente coerente con quel discorso che stiamo facendo. Io mi riferivo all'altro frammento, quello che tu ritieni essere autografo. Non quello stampato. E non riesco a trovare in questo momento. Allora, mentre Claudia cerca il file. Giovanni, dì la verità. Cosa? Scusa, non ho sentito. Sai l'età. Non esiste questo frammento, figurati se è mio, quindi. Guarda, io su questa cosa dei frammenti, come ti ho detto, cioè sono certo che tu sia frammentato, ma non sono certo che i pispolotti di cui si parla, eccetera, siano nelle mani di Claudia, cioè, e non so neanche se dobbiamo ricostruire questo tipo di verità, restituire una verità storica questa cosa, però ci terrei a questo momento di confronto in cui Claudia, di fronte a te, nella masseria in cui vivi, ricordiamolo, con tua moglie, dopo 80 anni, non ritorniamo sui vostri rapporti, non è questo che io voglio mettere in campo questa sera, però, come dire, fa parte del tuo percorso, ovviamente un po' di quello di tutti noi, ecco. Non so se Claudia ha trovato questo frammento. Allora, ho trovato, il problema è che come tutti i frammenti poi è difficile metterli insieme e capire da dove partono, e quindi ho dei file sparsi e non so da dove comincia, però comincio. Sì. Temo che rimarremo a lungo nella nostra attuale confusione e indigenza. No, però non funziona, quindi non so dopo puntino. No. Mi dispiace, non riesco a trovare. Allora, scusate, voglio tornare alla domanda dell'amico che ho visto che è in sovraimpressione nel sottopancia, mi aveva chiesto una domanda direttamente. Sì, sono in molti a credere che tu sia morto, ma non vogliamo scendere a livello delle leggende metropolitane. Con un titolo di un po' di Gallizio, posso? Sì, prego. Sì, certo, naturalmente. Allora, si nasce morti ma si può morire vivi, quindi credo di aver risposto la domanda. Allora, torniamo a questi anacronismi, perché sono una chiave fondamentale della tua vita. Come si chiude? Ecco, quello, diciamo, di cui più o meno il momento in cui sei diventato anche pop, no? Quando in qualsiasi conferenza si parla di te, è un po' come a un concerto dei ricchi e poveri, tutti vogliono sentire la prima cosa bella.
la fotografia digitale a cui abbiamo accennato prima, però pochi sanno quello che è successo dopo, tantissimi anni dopo, quando nel tuo zaino Nicolas Negroponte, giovanissimo, scovò una chiavetta USB che ancora non esisteva tecnologicamente, riuscì dopo anni a tirarne fuori questo oggetto che neanche si chiamava file ai tempi e vide, e rimase anche un po' scioccato, la fotografia del 1923 in digitale. Naturalmente molti pensarono a un falso, ma poi fu coinvolto il Motion Picture Expert Group che riscontrò nel formato del file esattamente quella tecnologia che si sarebbe sviluppata dopo, cioè appunto l'immagine digitale, e la dichiarò autentica. A questo punto, a proposito di persone che si arricchiscono, perdonami Filippo, perché sei stato uno scrittore ma anche un imprenditore, a quel punto Negroponte vede in te un genio e porta nelle case di tanti americani e poi anche europei, anche italiani, delle invenzioni che hanno sconvolto, hanno la vita delle persone, perché siamo partiti dalla foto digitale, ma poi ci sono stati i pattini a motore, l'automobile a molla, il tostapane nucleare che per almeno 10 anni è apparso in quasi tutte le nostre case, e addirittura aveva inventato la figura del beta tester, no? Avete fondato insieme questa società, la Acme, i cui beta tester erano Bugs Bunny, Bill Coyote, Daffy Duck, che sulla loro pelle sperimentavano i fallimenti di queste invenzioni, e quindi c'è stata questa parentesi capitalista nella tua vita, diciamo, di borghese, imbolsito dalla dittatura franchista sicuramente, però in qualche modo in quegli anni hai trovato quella serenità economica che secondo tanti ha affermato il tuo pensiero, Filippo. Ma allora, tu hai detto bene, Nicolas Negroponte vide in me un genio, ma come nel caso prima di Giovanni, è Giovanni che vede il genio, è Nicolas che vede il genio. Io vi ricordo che in quegli anni, adesso sono tutti temi che sono stati desecretati, ne possiamo parlare con una relativa tranquillità, ma in quel momento voi potete immaginare che il mio arsenale non era curato da me stesso. Io in quegli anni stavo facendo la sponda tra contesti, diciamo, in conflitto. Ricordo che c'erano ancora delle barriere ideologiche, c'erano ancora un rischio di olocausto nucleare. E in quel momento io dovevo intrattenere nella mia indecifrabilità vuoi di qua dalla cortina, vuoi dall'altra parte. Ed è stato semplice per me tirare fuori quell'oggetto che a malapena mi avevano spiegato cosa fosse. Avrei visto poi questa cosa rimaneggiata in 1000 film successivi che ovviamente non hanno poi riconosciuto alcun diritto a noi, ma si trattava di anni in cui il segreto non era ancora stato tolto. Io sinceramente non ho mai capito nulla di tecnologia, ho sempre fatto il frontman, e il fatto che io abbia avuto dei successi è stato dovuto a una serie di matematici russi che già nei primi anni 70 hanno iniziato a mettere su di me delle news positive che erano comunque fake e hanno portato a una, come dire, a una crescita esorbitante di quello che era il mio brand. Io allora non lo chiamavo così, la chiamavo la mia figura. E in quel momento potete capire che sentire pure un critico di una notevole levatura ridurre cose che io mi vedevo appiccicato addosso a pispolotti, non per tornare sull'argomento, insomma, mi mettevano in dubbio e in imbarazzo. Da una parte l'ho definito un nerd della tecnologia quando chiaramente era una copertura, dall'altro mi riempivano di quattrini, ma non era altro che il budget le mie provvigioni per i miei servizi, quindi io credo che stasera non ne verremo a capo neanche stavolta. Allora, per chiudere un po' con la contestualizzazione storica, poi magari potremo anche aprire il dibattito, ancora in tanti si interrogano su questo periodo in cui Filippo ha vissuto in Germania, che per molti è stato anche un periodo in cui ha imparato a correre sempre sul filo del controverso, no? Sul filo del dubbio, tant'è che addirittura il tuo contatto con il nazismo è con la parte perdente del nazismo, cioè diventi amico del fondatore del partito nazista che è Anton Drexler, non è Hitler come molti pensano erroneamente, è Drexler che ti invischia in una serie di discussioni dove l'ideologia sparisce, non capisci più
che cosa sia la destra e che cosa sia la sinistra. Poi di questo in qualche modo riparlasti a lungo con Norberto Bobbio in una serie di dibattiti televisivi che tutti ricordano, però nessuno sa che insomma praticamente Drexler ha mollato le redini del partito lasciandolo a Hitler per colpa tua. È corretto, Filippo? Guarda, io ti rispondo solo con due elementi. Io temo non mi siano state mai perdonate due amicizie profonde che ho avuto. La prima con Céline, e ti ricordo che in non pochi mi hanno attribuito la scrittura di morte a credito, cosa che io ovviamente non ho fatto, però vaglielo a spiegare. La seconda amicizia che non mi è stata perdonata è stata quella a Parigi con Junger. Io ricordo quegli anni in cui, sempre per rimanere fedeli a una sceneggiatura che non tirò di nuovo fuori, mi vedevo costretto a barcamenarmi tra Vichy e posizioni chiaramente torbide e grigie che ancora non mi sono state... No, ma ancora parla della tua scrittura come di una scrittura petenista. E questo è estremamente doloroso. Su questo non entro perché... anche Louis de Funès, ti ricordi, veniva considerato il comico petenista, no? Venivi accostato a Louis de Funès. Per questo. Io sono stato a volte accostato fisicamente a Fernandel, ma tu sai che il fatto che lui poi sia venuto in Italia non ha certamente aiutato, visto che avevo avuto un problema non piccolo con Gino Cervi. Tuttavia, anche perché io in una sera in cui non ero particolarmente lucido dissi che feci confusione col suo cognome, insomma questa cosa non fu in effetti molto opportuna. Tuttavia, Louis de Funès secondo me è rimasto anche lui sottovalutato. Lui in alcuni momenti della sua carriera è forse stato l'unico interprete di alcuni pezzi di scrittura che io forse avrei potuto anche rivendicare, per assurdo. Molto bene, allora io sono trascorsi ormai quasi 37 minuti, ci sono alcune persone stranamente collegate perché mi rendo conto che questo potrebbe sembrare un dibattito lievemente autoreferenziale, chiederei intanto a Giovanni di tirare un po' le fila, visto che insomma la conversazione di oggi è stata molto utile, però sembrano sfuggirci ancora tante cose, forse è di nuovo l'inizio di una nuova epopea del dubbio sulla vita di Filippo, però ecco, io chiederei a Giovanni di restituirci un pugno di certezze dopo questi primi 40 minuti. Guarda, poi magari apriremo lo spazio per qualche domanda. Io questa sera più di altre volte mi sono fatto l'idea che anche questa notorietà di Filippo, che da una parte è un artificio, l'ha detto chiaramente, eravamo ai prodromi di una preparazione, di un meccanismo da parte dei russi che abbiamo visto poi utilizzato più volte nella storia, in questo caso applicato a una figura pubblica. Quindi questa parte sicuramente deve molto alla notorietà dei suoi frammenti, ma direi in maniera più forte il fatto che siano stati definiti pispolotti in qualche modo ha fatto la fortuna di Claudio. Cioè credo che ci sia una forte analogia fra il concetto di frammento e il concetto di pispolotto. Non dico che siano due equivalenti funzionali, però in qualche maniera sono uno, come dire, sono coalescenti, sono due dimensioni coalescenti dello stesso tipo di realtà che restituiscono tra una dimensione più autentica di appunto sottrazione della scrittura e anche, lasciatemelo dire, anche una certa vaga cialtronesca che gli è stata attribuita, che lui comunque, come dire, non ha mai negato perché non è nel suo stile, no? Ecco, questo ha fatto la fortuna che questi, come dire, questi oggetti, questi strani oggetti che Claudia possiede, non possono neanche essere messi sotto l'egida di un giudizio di verità. Cioè, prescinde. Cioè, il fatto che Claudia abbia questi tipi di oggetti che si immediatamente mettono insieme il frammento e il pispolotto già di per sé produce valore. Credo che alla fine sia questo quello che abbiamo detto in qualche maniera in questi minuti di autentico confronto che forse erano una decina d'anni che non riuscivamo ad avere, o non tutti insieme, o non con Claudia che ha convissuto con te, ricordiamo, per 80 anni, adesso non voglio
tornare, diciamo, sulle vostre vicende, però secondo me sono state fondamentali anche nel costruire questo tipo di notorietà che c'è attorno all'oggetto Pretolani, ecco, che non allora, sei prima, tu. Prima di... No, no, vai Claudia, poi volevo magari una chiusura anche di Filippo. Credo che forse Filippo dovrebbe dirci qualcosa sui Pispolotti, perché insomma io non accetto questa riduzione, cioè mi sembra veramente troppo semplicistico. La complessità dell'operazione Brandelli-Pispolotti io credo che sfugga ai presenti. Non è banale raccogliere qualcosa da Filippo, cioè voi vi rendete conto che quello che ho fatto io è stato veramente complesso e complicato, e già solo il fatto che sia stato fatto lo rende autentico, perché non poteva essere fatto se no, non c'era modo. Quindi l'autenticità deriva dalla loro stessa esistenza, e questo è stato riconosciuto da tutti i critici. E per quanto riguarda tutto il resto, a me pare veramente che stiamo parlando del nulla, cioè dopo 30 anni ci dobbiamo sentire. Ma io l'unica cosa che devo dire è che l'operazione che io posso accettare, quella dei Pispolotti, alla fine l'ho digerita. Quella che veramente respingo è il concetto di frammento, perché il concetto di frammento suppone una unitarietà dell'opera che io assolutamente non posso fare mia. Quindi benvengano i Pispolotti. Il Pispolotto è un in un modo, chi bisogna saperli cucinare, questo senz'altro, però io, se devo nutrirmi di frammenti, come hanno fatto innumerevoli filosofi, francamente preferisco mille volte scappare in un'aura pop che è anche più la mia, è la mia vera natura, quella collinare, quella in cui la convivialità che ha unito me e Giovanni, che poi non avevamo molto altro da dirci, che sono queste boccate di sigaro, queste cose. Alla fine forse il Pispolotto insomma logora forse chi non ha il frammento. Penso anch'io. Sono d'accordo. Allora, sono apparse alcune domande nella chat. Scrive Stefania Crea che sta avendo percorsa da un disagio empirico molto, molto forte come primo impatto con Gallizio, che chiaramente per molti è una figura nuova, perché essendo soprattutto molti giovani, essendo scomparso per oltre 30 anni, possiamo capirlo. Poi soprattutto paragonato alle figure di intellettuali che oggi infestano i talk show, io preferisco mille volte, perdonatemi, uno streaming con una ventina di persone piuttosto che assistere a queste cose. Non è mai stato un problema di pubblici comunque. Non che fosse un pubblico, scusate. No. Lo scopro adesso. Ecco. E poi niente, arriva anche una interessante suggestione da Massimo Di Leo, che sembra avere una domanda per noi, però secondo lui dovremmo farla noi e non dovrebbe farla lui. Massimo, io chiaramente con tutte le mie capacità medianiche e tutti gli anni di esperienza qui a condurre The White Room, non ho ancora la capacità di prevedere le domande del pubblico, quindi magari se hai una domanda tu per i relatori, falla adesso. Poi naturalmente c'è anche la possibilità di intervenire in video per chi volesse fare una domanda in video, può collegarsi direttamente con noi. Io sono stato zitto 30 anni, posso stare zitto 30 secondi, non ho problemi. No, scusate, sto leggendo in chat che c'è una persona che vorrebbe fare un intervento in video, quindi vediamo se si collega, c'è chiaramente qualche difficoltà. Intanto arrivano saluti di persone che ci seguono affettuosamente. Ma non è mai stata una questione di saluti, di affetto? Secondo me è un po' cioè, non lo so, non sì. So Filippo cosa ne pensi. Dell'affetto, dei saluti, cioè mi sembra veramente anche svilente per il tipo di discussione, però fateli, forse è per questo che sia stati sempre, Filippo in particolare stia l'idea di pubblico, no? Pubblico, l'abbiamo detto, perché pubblicare? Perché pubblicare? Ma allora, sul fatto, perdonatemi, che Filippo abbia avuto una sua dimensione pubblica, c'è stata una lunga querela, sì, ma non ha mai sempre rifiutato di pubblicare, cioè capito?
essendo pubblico non aveva bisogno di pubblicare, cioè era in pubblico ma senza bisogno della pubblicazione, perché questo, tutto questo discorso non lo faremmo se non ci fosse questa assenza di pubblicazione che dà l'idea di un oggetto chiuso, che non può essere quindi frammentato, perché Filippo non è una persona chiusa, non è mai stata una persona chiusa. No, però è un situazionista, non dimentichiamo le sue performance, non dimentichiamo cosa fece alle Olimpiadi di Cortina nel 56 quando si lanciò sulla pista da Bob completamente nudo in compagnia di Carlo Infante. Questi sono momenti fondanti del suo percorso. Adesso non è che possiamo pensare di cancellarli con un colpo di spugna, Giovanni. Anche tu troppe volte hai sorvolato sulla vita anche televisiva, perché alla fine il volto di Gallizio da solo diceva tante cose in un mondo in cui tanti intellettuali si parlavano addosso, e questo sì, è stato doloroso. Ci buttò fuori dall'internazionale che eravamo ancora in volo. Allora scusate, è collegato con noi. Perdonatemi se vi interrompo, è collegato con noi Claudio Ferilli, che ha una domanda per Filippo. Sì, io volevo collegarmi un attimo a questo percorso, diciamo, sull'Aurelia, che in qualche modo... Una domanda per Filippo. Spero che mi sentiate. Volevo collegarmi un attimo... Giovanni, puoi rispondere, sarà quel pispolotto numero 7. Non lo vedo allora, congelato. Vorrei consigliare a Claudio di escludere l'audio perché rientra e ci impedisce di sentire la sua domanda. Ricomincia. Tra l'altro Claudio non può eliminare l'audio, rimarrebbe solo la C se ci pensate. Quindi è evidente che questa cosa anche non la è L, anche la L, perdonami. Questo, no, ma questo l'audio. Citare. Allora vi metto il mute così non disturbate la domanda di Claudio. Ti ascoltiamo. Beh, nella migliore tradizione degli streaming abbiamo perso Claudio, che proverà a ricollegarsi. Intanto appaiono altre domande, una domanda per Filippo dalla chat di Valentina Carnevali: qual è il tuo rapporto con la Fiat 600? Beh, è sicuramente un rapporto ancestrale il mio. Io ricordo quegli anni, io sono sempre stato molto più vicino alla Ivrea di Adriano Olivetti ed ero visto con sospetto sulle colline torinesi. Certo è che poi l'uscita della macchina mondiale di Volponi segnò una cesura in cui in qualche modo una scrittura che alludeva all'automatismo, un tema che sarebbe poi stato ripreso da Cosimo Accotto soltanto negli ultimi 5 anni, riverberava degli echi leibniziani, e lì torniamo su questo discorso della fionda. La 600, se vogliamo, tra tanti super oggetti che hanno riempito con parole a caso quello che dico, è stata forse battuta solo dalla 126, che a mio avviso è una macchina che fa la sua figura, ma è stata sempre minimizzata solo perché nel decennio in cui è stata prodotta l'estetica era rimasta leggermente penalizzata. Ecco, questo è un tema che, a mio avviso, il pensiero di la mia vicinanza ad Adriano Olivetti ha un po' confuso non soltanto Claudio, che in quegli anni appunto stava prendendo la patente, ma anche alcuni sociologi che Giovanni ha conosciuto e che poi in qualche modo non ha citato, anche se tra le righe qualcosa è apparso. Citerò solo Abruzzese. Allora, abbiamo in collegamento di nuovo Claudio Ferilli. Se puoi fare di nuovo la domanda, escludendo magari l'audio del tuo computer, perché poi dopo con la latenza ritorna a coprire la tua domanda. Grazie. Ci proviamo. Mi sentite? Sì. Oh, benissimo. Sì, io a proposito anche di questo discorso della 600,
vorrei un attimo soffermarmi sul ruolo di questa Aurelia che noi troviamo nel percorso da Viareggio a Roma, e mi sembra difficile non pensare al sorpasso e anche tutte queste tracce che sono rimaste su questo itinerario. Pensiamo appunto al riferimento a Moretti, la Saracena a Santa Marinella, Bassani, insomma, mi sembra che ci sia un punto di accumulazione intorno a questo percorso a cui penso che Gallizia in qualche modo abbia contribuito. Ditemi se mi sbaglio. Molto interessante. Filippo. Io devo dire che in quegli anni andavo spesso a Capalbio, non certo perché la mia ideologia fosse vicina a quell'ambiente, a quel milieu culturale, quanto perché ho avuto una relazione che adesso posso dire con una giovanissima donna artista che in quegli anni stava costruendo il Giardino dei Mostri. Ora io non la nomino, però chi conosce alcune realtà maremmane, e non soltanto gastronomiche, e non soltanto negli intercalari coloriti che a volte mi sono stati pispolottianamente attribuiti, ecco, forse il Giardino dei Mostri rimane un romanzo in cui la mia presenza sull'Aurelia si incarnava, se posso usare un verbo. Non so se ho risposto alla domanda dell'ascolto. Guarda, non solo hai risposto alla domanda, ma ci hai anche riportato a quel tuo trauma, adolescenziale, quando eri un sabotatore, eri un militante nel periodo degli scioperi, il 20-21, la tua amicizia con Cherosene, che si interrompe traumaticamente per via, chiaramente, del comune amore per la stessa donna, una donna che tra l'altro abbiamo visto passare sullo schermo, mentre invece io ero innamorato di quella donna, ma non è questa cosa, non me la sono mai potuta permettere né allora né oggi. Infatti mi risulta che nel saggio di Giovanni non ci sia alcun accenno. Io capisco l'eleganza, però quando un rapporto sinestesico tra un artista a tutto tondo come Nichi e una scrittura, per quanto non sia mia, pispolottante, io trovo che il suo silenzio sia molto eloquente. Bene, tu, allora, visto che ci stiamo... Non lo dico stasera, non so quando posso dirlo. No, è vero, è vero. No, è vero, però si parla anche per assenze. Si parla per assenze. Ci stiamo avvicinando verso la conclusione, ma c'è ancora spazio per una domanda. Finalmente ha deciso di farla Massimo Di Leo, che a questo punto dice: l'unica cosa che dovevamo chiederci non è tanto il come, il perché, ma perché proprio adesso? Che cosa è successo a oltre 33 anni, se non sbaglio, 33 anni dallo smarrimento del manoscritto, per tornare a parlare di queste cose che tanto dolore hanno causato alla tua vita, Filippo? Io non vorrei scadere nell'attualità, perché è una cosa che non ho fatto per 116 anni e non lo farò certo stasera. Posso dire che di tante cose che sono state assenti e quindi presenti nella lettura bocciartiesca, va anche detto che forse la mia attitudine monastica, paradossalmente, nelle ultime settimane mi è stata ancora una volta cucita addosso, e alcune mie fantasmagorie viste come modalità di muoversi senza spostarsi, quindi una sorta di flusso alla Baudrillard in cui si esorbita da fermi, ecco, questo ancora una volta si è voluto forzare quella che non è una scrittura in una sequenza di fasi che io francamente non avrei accostato in un momento tanto serio per il paese con l'attualità. Io non sapevo che Antonio questa sera avrebbe previsto anche la presenza di un pubblico. In ogni caso, dopo tanti anni, voglio essere un ospite grato e non ingrato, e quindi lo ringrazio ugualmente. Va bene, allora, mentre abbiamo in qualche modo concluso questa faticosa puntata, è partita la sigla finale. Ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno fatto le domande. Ringrazio Filippo Pretolani, che si allontana col suo bicchiere di vino, ma lo vediamo ancora nello specchio. Ringrazio
Claudia, ti dico buon pomeriggio per iniziare il pomeriggio. Saluto anche Giovanni Bozzardieri che ci saluta con una schermata nera, e forse anche questo vuole essere un messaggio forte. Credo davvero che abbiamo oggi scritto una pagina importante. Ecco, abbiamo visto un attimo un brandello nelle mani di Claudia. Ecco, su questo penso ci saranno lunghe discussioni anche sul fermo fotogramma, che sicuramente qualcuno era prenderà. Più pippolotto, si è visto chiaramente comunque. Assolutamente, secondo me. Vabbè. E quindi vi do appuntamento alla prossima puntata di The White Room, che sicuramente non potrà che essere più banale e meno concreta di quella di questa sera. Ringrazio ancora Giovanni, Filippo e Claudia. Alla prossima.